Buonasera a tutti. Iniziamo questa seduta di consiglio, questo ordinario di consiglio comunale del 20 giugno 2023. Sono le ore 18:11. Prego, segretario, procediamo con l'appello. Bencavito, Giuliano Gabriele, Moricchio Girolamo, Comunale Daniela, Borrasi Paola, Giuliano Giuseppe, Lucchi Erika, Angelo Franco, Giuliano Rosario, Mauro Lorenza, Capuano Giuseppe, Matteis Giuseppe, Renca Mariana. Il numero legale. Quindi il numero legale c'è, la suda è valida. Procediamo con il primo punto all'ordine del giorno, lettura e approvazione verbali sedute del 30 maggio 2023. Ancora segretario, prego. Allora, la seduta del 30 maggio sono state fatte le seguenti delibere, dalla 13 alla 21. Alla 21, lettura e approvazione verbale della seduta precedente, approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2022, piano economico finanziario TARI, modifica il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e programma biennale dei beni e servizi, approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, addizionale comunale IRPEF, approvazione aliquota per l'anno 2023 conferma, determinazione aliquote IMU anno 2023 conferma, documento unico di programmazione 2023-2025. Iniziamo alla votazione. Chi è favorevole? Di unanimità. Siamo al secondo punto all'ordine del giorno, verifica quantità e qualità aria e fabbricati destinati a residenza, attività produttive e terziarie da cedere in diritto di proprietà e superficie, anno 2023. Prego, vice sindaco. Si tratta di prendere atto che questo ente non possiede in proprietà aree fabbricate da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi della legge 18 aprile 1962. Interventi? Prego, consigliere Capuano. Chiedo scusa, solo una precisazione. Quel terreno in località Carpine che il comune ha acquistato tempo fa, un po' di anni fa, come che cosa è previsto su quel terreno? Non è destinato a queste aree. Quindi non c'è questa destinazione qua? Assolutamente. Va bene, ha altra destinazione quel terreno lì. Va bene, grazie. Altri interventi? Passiamo a votazione. Chi è favorevole? Chi è contrari? Nessuno. Astenuti? 4. Quindi la proposta viene approvata. Votiamo anche per la immediata eseguibilità, quindi come votazione precedente. Passiamo al terzo e ultimo punto. Bilancio di previsione per l'esercizio 2023-25, esame ed approvazione. Prego, vice sindaco. Allora, la Giunta Comunale in data 11 maggio 2023 ha approvato lo schema di bilancio completo degli allegati. In data 29 maggio 2023 è stato notificato a tutti i consiglieri comunali l'avviso di deposito del bilancio di previsione con i relativi allegati presso l'ufficio di segreteria. Nei termini previsti nessun emendamento o proposta è stata presentata da parte dei consiglieri comunali. Vice sindaco, un attimo, intanto ci ha raggiunto l'assessore comunale, quindi presente, buonasera. Prego, vice sindaco, continuiamo. L'ente ha rispettato il pareggio di bilancio e precedenti patti di stabilità, garantendo a tutti i servizi essenziali e finanzia investimenti rivolti alle infrastrutture sul territorio.
strade, scuole, palestre, sociale, cultura, ambiente. L'ente ha rispettato le disposizioni di cui alla legge 296/2006 in merito al personale. L'ente non è strutturalmente deficitario e non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati. Le previsioni di bilancio sono coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato. Il documento unico di programmazione DUP 2023-2025 è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 3 maggio 2023. Nella stessa seduta è stato approvato il rendiconto 2022 che riporta un avanzo di amministrazione di 1.430.103,93 euro e un fondo di cassa al 31 dicembre 2022 di 3.643.878,49. Con il presente bilancio vengono confermate tutte le tariffe in vigore per il 2022. La proposta è munita del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio finanziario e della relazione con parere favorevole dell'organo di revisione. Quindi si chiede l'approvazione e l'immediata esecutività del bilancio stesso. Interventi. Prego, consigliere Mauro. Buonasera. Allora, oggi dobbiamo approvare appunto il bilancio di previsione. Noi sappiamo che il bilancio comunale è uno dei documenti cardine attorno a cui ruota la vita di un'amministrazione. In particolare il bilancio di previsione è un documento di programmazione attraverso cui l'ente autorizza le spese che i singoli assessorati potranno sostenere durante l'esercizio. Quindi per questo diciamo che ci saremmo aspettati anche una presentazione un po' più approfondita di questo documento, ma non solo da parte dell'assessore al bilancio, ma anche, perché no, a nostro avviso, dai singoli assessori sulle missioni su cui vertono le proprie deleghe, anche perché il bilancio, appunto, come detto dal vice sindaco, viene approvato innanzitutto in sede di giunta. In altre parole, è un documento dalla cui analisi capiamo il modus operandi di un'amministrazione, i servizi che un'amministrazione intende fornire alla cittadinanza. Per questo, leggendo il bilancio di previsione, a me sono saltate all'occhio, diciamo, alcune cose che vorrei insomma discutere e commentare con voi. In particolare quei programmi o quelle missioni a cui corrisponde un totale delle spese pari a zero, cioè praticamente si prevede di non fornire dei servizi in questi settori, almeno in questa prima fase di programmazione. Poi sappiamo benissimo che durante l'esercizio si possono fare delle opportune variazioni. Quali sono questi punti che diciamo mi hanno colpito? Vediamoli. Allora, il primo è aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione. Questo programma comprende ad esempio le spese per la gestione di parchi e aree naturali protette, la gestione di spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali e totale spesa per il programma per gli anni 2023, 2024 e 2025 è zero. Stiamo vivendo, come sappiamo, un periodo storico in cui i cambiamenti climatici e i propri effetti devastanti sono al centro del dibattito politico nazionale e internazionale, e ognuno di noi è chiamato nel proprio piccolo a dare un contributo alla riduzione dell'inquinamento e delle emissioni di CO2 e così via. E nonostante ciò, diciamo che guardando il bilancio di previsione vediamo che i programmi relativi alla riduzione dell'inquinamento, in particolare tutela e valorizzazione delle risorse idriche più la qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento, hanno un totale di spesa uguale a zero. A noi piacerebbe, insomma, vorremmo capire perché si è deciso di non mettere neanche un euro a bilancio in questi programmi, in questa prima fase di programmazione del bilancio, e lo chiedo all'assessore comunale, che è anche assessore all'ambiente in questo caso. Però andiamo avanti, finisco prima diciamo tutto il mio intervento. Politiche sociali.
Interventi per la disabilità. Si tratta dell'erogazione di servizi e sostegno e interventi per le persone inabili a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali. Comprende ad esempio le spese per indennità in denaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili. Totale spese in questo caso zero. Interventi per gli anziani. Questo programma comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, le spese per interventi, servizi e strutture mirate a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale o lo svolgimento delle funzioni primarie. Anche in questo caso totale spese zero. Interventi per il diritto alla casa, comprende ad esempio le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio, a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa. Totale spese zero. Ora, le politiche sociali sono fondamentali perché si occupano dei bisogni sociali di una comunità, devono prevenire e contrastare gli elementi di esclusione e promuovere il benessere anche attraverso interventi di riduzione del disagio e della povertà. In questi tre programmi troviamo per il momento un totale di spesa pari a zero e quindi anche in questo caso noi vorremmo capire perché è stata fatta questa programmazione iniziale, quindi in questa fase, e cosa ne pensa l'assessore Corrasi, che ha la delega alle politiche sociali. Ma andiamo avanti. Un altro esempio è industria, piccole e medie imprese, artigianato. Questo programma comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione e il miglioramento delle piccole e medie imprese, riguarda la programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio e comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Totale spese per i tre anni zero. Dulcis in fundo, in un paese a vocazione agricola, un'intera missione, che è la missione 16, cioè quella relativa ad agricoltura, politica agroalimentare e pesca, e cioè che riguarda l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico, ha un totale di spesa uguale a zero. Ora, spesa uguale a zero per un certo programma X significa che sempre in questa prima fase di programmazione non si forniscono servizi, cioè non si prevede, ecco il termine più corretto, di dare dei servizi per questo programma. Quindi, al di là, ripeto, di possibili variazioni che durante l'esercizio si potranno comunque fare, noi vorremmo capire perché, in questa fase iniziale non è stato previsto di mettere già in bilancio, delle cifre per questi programmi in particolare, anziché pensare poi di introdurle dopo con delle variazioni al bilancio. Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere, assessore comunale. Ha ragione il consigliere, ma questo non vuol dire che le cose non verranno fatte o non verranno programmate. Ha fatto bene a sottolinearlo, purtroppo le cose da fare sono sempre tante, penso di poter parlare anche per la collega, per ognuno di noi, però in cantiere c'è sicuramente l'idea di raggiungere determinati obiettivi, sia per quello che riguarda il mio assessorato, sia quello che riguarda i colleghi, quindi successivamente andremo a stilare dei programmi. Grazie. Prego, consigliere Miano. Sì, volevo un attimino aggiungere a quello che l'assessore comunale ha appena detto. È chiaro che le casse dell'ente e le risorse dell'ente sono, limitate, ma ciò non toglie che in ogni caso, sia per gli assessorati di Corrasi e della dottoressa comunale, potremmo in ogni caso far riferimento a qualsiasi bando e finanziamento che la Regione in ogni caso propone, anche perché stanziare delle risorse limitate sembrerebbe quasi prendere in giro, i cittadini, anche perché non si andrebbe poi a risolvere le problematiche vere. Quindi è chiaro che se l'esigenza c'è, noi saremmo pronti a fare qualsiasi variazione di bilancio, ma in ogni caso attenzioniamo anche e soprattutto quelle che sono le misure regionali o comunque nazionali. Quindi questo è quello che mi sento di dire. Prego, assessore Corrasi.
Sì, in pratica hanno detto un po' tutto loro, e qualora ci siano dei progetti in campo l'amministrazione certo provvederà a fare una variazione di bilancio. Quindi è tutto chiaro quello che lei ha detto, ed è vero, però sicuramente ci saranno poi delle accortezze successive, e lo spero pure. Altri interventi? Prego, De Matteis. Allora, la delibera di Consiglio Comunale, bilancio di previsione dell'esercizio 2023-2025, parte da sicuramente alcuni elementi importanti, che sono i vari decreti del Ministero dell'Interno che negli ultimi mesi hanno differito la data di presentazione, l'ultimo al 31 luglio 2023. In particolare si ribadisce l'elemento importante che ha governato, che ha determinato, diciamo, la governance di questi mesi, cioè l'autorizzazione all'esercizio provvisorio sino alla data specificata. L'esercizio provvisorio è regolamentato dall'articolo 163 del decreto legge 267 del 2000. Quindi cosa succede? Succede che di fatto il bilancio doveva essere approvato entro la fine dell'anno scorso, i decreti del Ministero hanno consentito, tra virgolette, la proroga di questa scadenza. Quindi nel frattempo l'amministrazione come procede? Procede con uno strumento di programmazione, tra virgolette, provvisoria, sulla base della legge che abbiamo detto prima, cioè sulla base dell'esercizio provvisorio. E come prima delibera che viene emessa è quella del 4 gennaio, la numero 1, che è quella più importante, cioè oggi noi veniamo qui, approviamo il bilancio, ma fino alla data di ieri che cosa consentiva il funzionamento della macchina amministrativa? Lo consentiva il PEG. Tant'è che il PEG nel titolo della delibera, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025. Che cos'è il PEG e perché faccio questa premessa? Perché il PEG è lo strumento più importante che avevate in questo periodo, cioè era il raccordo tra l'attività di indirizzo politico e le funzioni di gestione dei vari funzionari che sono stati naturalmente indicati dal sindaco, in conformità con che cosa? Con il bilancio precedente, che è il bilancio 2022-2024 pluriennale, sul quale si estrapola il dato e come primo riferimento si prende il dodicesimo per quanto riguarda i pagamenti di ogni mese. Naturalmente i funzionari indicati dal sindaco sono automaticamente destinatari dei provvedimenti e gestori dei capitoli di PEC di competenza in base all'area assegnata. Tutto questo per garantire la corretta funzionalità degli uffici anche nell'esercizio provvisorio, perché ricordiamoci che oggi è 20 giugno. Sulla base di che cosa? Sulla base di due allegati importanti, che sono le entrate PEG e la spesa PEG, distribuita per le risorse in base ai diversi funzionari che sono stati naturalmente indicati dal sindaco. Sulla base di questo perché mi soffermo? Perché la Corte dei Conti su questo argomento è scesa nei dettagli e ha indicato appunto la tempestività dell'azione degli atti di programmazione, tant'è che voi giustamente il 4 gennaio come prima delibera era quella del PEC, e ha espresso la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria al fine di sopperire l'assenza appunto del bilancio che nel frattempo oggi siamo arrivati ad approvare. Perché questo? Al fine di evitare una gestione che la stessa Corte dei Conti definisce in esercizio provvisorio al buio. Le sezioni regionali hanno a loro volta ribadito l'importanza dell'assegnazione degli obiettivi in ottica di ciclo di bilancio e ciclo della performance, pur nelle more del bilancio di previsione. Quindi la Corte dei Conti ha messo nero su bianco nelle sezioni regionali l'importanza delle attribuire le sezioni, gli obiettivi macroaggregati in funzione dei vari funzionari, anche in rapporto al PIAO, nel quale nel frattempo è confluito il piano della performance. Quindi il PEG rimane un PEG finanziario con la funzione degli obiettivi distribuiti ai diversi funzionari del comune. Eccola qui la delibera. 4 gennaio 2023, ve la leggo, perché oggi arriviamo qui e se arriviamo, arriviamo grazie a questo PEG che voi avete approvato il 4 gennaio. Già nelle introduzioni alla questione rilevato che questo comune, ai sensi dell'articolo 169,3 del decreto legge 267-2000,
pur non essendo obbligato. Cioè c'è un nero su bianco da parte della Giunta che questo comune, poi vi invito a leggere quella legge, non scendo sui dettagli, il comma 3, leggetelo tutti quanti, non è obbligato, il nostro comune non è obbligato a fare il PEG. Ok? Quindi questo ve lo invito tutti quanti, quando avete tempo, a leggerlo. E poi si ribadisce l'elemento più importante, che al fine di consentire operativamente l'attivazione dell'esercizio provvisorio, appare doveroso procedere all'approvazione del PEG, seppur provvisoriamente, perché è fondamentale assegnare le risorse necessarie ai singoli responsabili esercizi. Quindi voi in questa delibera mettete nero su bianco che occorre, in attesa del bilancio provvisorio, cioè in attesa della delibera di consiglio di oggi, procedere a distribuire le risorse ai singoli. E fate riferimento a una delibera anche del 161 di luglio scorso, dove riferite il PDO, cioè il piano degli obiettivi 2022-2024. Questo è un errore, perché il piano degli obiettivi nella delibera che avete fatto a luglio scorso è un piano che avete definito annuale, PDO 2022. Quindi almeno vi chiedo che quando fate le delibere cercate di evitare questi errori, perché questi non sono errori da poco, sono errori importanti. Se oggi veniamo a discutere, dobbiamo discutere di cose concrete. Il PDO che voi avete approvato a luglio, sulla quale vi rilevate in questa delibera, è un PDO che voi avete definito annuale, non triennale. In questa delibera stessa non c'è nessun riferimento al PIAO, però dite di assegnare le risorse necessarie ai singoli responsabili dei servizi e di trasmetterne copia. Dove voglio arrivare? Che questa delibera è soltanto un rivestimento di un contenitore vuoto, perché all'interno non c'è nessun allegato. PEG entrate, PEG spesa, macro aree, riferimento degli uffici, quante sono le spese da attribuire, al di là della regola base del dodicesimo. Nella giornata di oggi sono andato a verificare nuovamente con uno screenshot se di fatto esistono questi allegati e non esiste nessun allegato, cioè voi avete inviato questa delibera ai funzionari del comune e non gli avete detto sostanzialmente nulla. Sulla base di che cosa dico? Basta scaricare le delibere degli altri comuni, quelli che hanno lo stesso numero di abitanti nostro. E vedete come tutti quanti fanno riferimento al PO, alle macrostrutture, alle aree e soprattutto all'elemento più importante che riguarda il visto il piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2023 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. Quindi voi avete fatto la delibera, ma nella delibera non avete messo nessun allegato, cioè di fatto, come definiva la Corte dei Conti, questo si definisce esercizio al buio, seppure avete fatto una delibera che di fatto però non contiene nulla. E nelle bozze che circolano per poter fare queste delibere è proprio messo nero su bianco il fatto che questi allegati sono parte integrante e sostanziale nell'ottica dell'esercizio provvisorio. Anche perché questa delibera immagino che la dovete girare all'OIV, cioè all'organismo di valutazione interno. Che cosa andrà a valutare in questi sei mesi di esercizio provvisorio l'OIV se di fatto non avete attribuito le risorse ai singoli funzionari? Per cui di fatto come andrà a fare una valutazione, una relazione della performance l'OIV, se di fatto fino al 20 giugno non esiste ancora una distribuzione delle risorse reale al di là del dodicesimo? Quindi di fatto ci ritroviamo purtroppo in una condizione, a mio avviso, di PEG al buio. Per carità, oggi voi andate a votare questo bilancio, va bene così, dal nostro punto di vista noi siamo assolutamente contrari, anche perché i presupposti che portano a questo bilancio sono dei presupposti dal nostro punto di vista non condivisibili. Anche perché lo schema di bilancio della delibera con la quale siete arrivati ad oggi contiene anche degli errori, ripeto, almeno rileggete le delibere che fate, perché si parla di triennio 2022-2024, cioè questo è un refuso di copia e incolla, però siccome questo è un atto ufficiale che è preambolo a quello che oggi noi facciamo, almeno cercate questi errori di evitarli, anche perché se andate a vedere successivamente ci sono due paragrafi, copia e incolla gli stessi, cioè richiamate per due volte di fila la stessa legge, l'articolo 151, riscrivendo la stessa cosa due volte. Quindi qui noi non veniamo naturalmente a perdere tempo, però sinceramente quando scrivete le delibere fate un pochettino più di attenzione, perché altrimenti andiamo ad approvare o meno situazioni che sono del tutto, dal nostro punto di vista, anomale. Scendiamo naturalmente nella questione nota integrativa, perché la nota integrativa, al di là nel leggere nelle entrate che ancora esistono le notti dell'aspide, 30.000 euro, vabbè, questo potrebbe essere un altro refuso, le notti dell'aspide non esistono più, quindi non so come indicate le entrate, però qualche considerazione va fatta, perché
il nostro ufficio tecnico spende di telefono 1.500 euro. Cioè nel 2023 ancora spendiamo più di 1.000 euro soltanto per spese telefoniche, però sono scelte vostre naturalmente. Ritorna sempre la questione dell'ufficio legale contenzioso, 20.000 euro. Vi ricordo che il segretario comunale scorso ci disse che in tutti questi anni in cui abbiamo speso 20.000 euro sostanzialmente non c'è stato nessun atto per iscritto, ma solo estrinsecazioni orali per 20.000 euro l'anno. Poi spese di arbitraggi, va bene, spendiamo 65.000 euro di arbitraggi, consulenze, eccetera, eccetera, liti. L'altro elemento non da poco, a mio avviso, sono le spese per servizio di corrispondenza, perché nel 2023 come servizio di corrispondenza spendiamo quasi 50.000 euro di corrispondenza. Complimenti naturalmente alla corrispondenza. E la questione centro per anziani, avete rimesso nuovamente a bilancio la spesa, giusto, corretto, però la delibera è di ottobre scorso. Avete deliberato, ma ancora non è stato fatto nulla, nel senso che ancora non è stato trovato nemmeno il locale, almeno negli atti ufficiali dell'albo pretorio non risulta nulla. Per poi andare all'elemento più importante. Il vice sindaco lo ha sottolineato la volta scorsa, il piano di zona. Perché il piano di zona, come ha sottolineato il vice sindaco la volta scorsa, pesa in maniera importante sul nostro bilancio. E diciamo che la fa da leone, la parte più importante forse del nostro bilancio. Sulla base di che cosa noi discutiamo un bilancio? Noi discutiamo un bilancio dove nel nostro comune arriva anche il bilancio del piano di zona sulla base di una convenzione firmata nel 2021, di cui vi leggo soltanto l'articolo numero 13, che è fondamentale per poter capire come le risorse del piano di zona arrivano nel nostro bilancio. Articolo 13, la gestione del piano di zona, rapporti finanziari tra gli enti contraenti, il FUA, cioè il Fondo Unico di Ambito, cioè la base su cui si basa il bilancio del piano di zona e quindi di conseguenza il nostro bilancio, è disciplinato da apposito regolamento approvato dal coordinamento istituzionale. Quindi nel 2021 viene messo nero su bianco che è disciplinato un apposito regolamento, mi domando qual è, perché questa convenzione doveva specificare qual è il regolamento, se è un regolamento vecchio, se verrà fatto uno nuovo. Agli atti di fatto risulta un solo regolamento, però vecchio di due trienni precedenti, il regolamento del 2016. Però se fosse quello, immagino una convenzione così importante sarebbe stata indicata, invece non è stato indicato. Però ve lo leggo, perché l'unico che ci consente di capire e di discutere oggi il bilancio, perché ripeto, il bilancio del piano di zona pesa sul nostro bilancio. Che cosa dice questo regolamento del 24 novembre 2016? Dice prima di tutto che si basa su una convenzione firmata nel 2016. Le altre cose importanti, non da poco, che dice, è che ribadisce all'articolo 1 che questo regolamento, cioè la gestione dei soldi del piano di zona, si basa su una convenzione firmata nel 2016. Noi ne abbiamo firmato un'altra nel 2021. Lo sviluppo e l'attuazione del piano sociale di zona per il triennio 2016-2018. Quindi in questo regolamento si legge in ogni punto che si fa riferimento a un triennio, il 2016-2018, che è sia il triennio del piano di zona, sia il triennio che riguarda la regione piano di zona. Nel frattempo vi aggiorno che la regione è arrivata al triennio 2022. Questo regolamento qui contiene anche una serie di errori, fa riferimento al piano di zona ambito S4, quindi vi invito anche a farne uno nuovo, al di là che questo a mio avviso è abbastanza vecchiotto, ma poi contiene tanti errori, spesso negli articoli si fa riferimento a un piano di zona che non è il nostro, S4. Perché dico questo? Andiamo al dunque. Perché c'è un regolamento del 2016, oggi veniamo qui e approviamo voi il piano, il bilancio. In questo bilancio abbiamo visto nel Consiglio Comunale scorso qual è il rendiconto. Oggi veniamo qui con chiare idee su che cosa è successo nel 2022. Ne abbiamo discusso già la volta scorsa, non ci ritorno. Però la cosa emblematica, dal nostro punto di vista, è che in questo bilancio noi non sappiamo cosa è successo per il piano di zona l'anno scorso. Cioè il nostro bilancio, non dimenticate, è un bilancio doppio. C'è il piano di zona e c'è il comune di Rocca d'Aspi. Del comune di Rocca d'Aspi, come stabilito dal regolamento precedente. Però del comune di Rocca d'Aspi sappiamo cosa è successo in maniera dettagliata. Del piano di zona torna nuovamente il buio. Cioè abbiamo un PEG che già di per sé non ci ha detto in questi mesi come si devono comportare i funzionari. In più abbiamo il buio sulla situazione del piano di zona.
giustamente ci sono delle regole e voi le avete applicate. Però per poter capire il piano di zona, perché oggi voi venite qui e approvate, cerchiamo di capire come funziona questo piano di zona, apriamo quello dell'anno scorso, che è l'unico elemento che abbiamo. Rendiconto consultivo dell'anno 2021, perché quello 2022 non ce l'abbiamo. E l'elemento importante è che in questo rendiconto qui si fa sempre riferimento a quel regolamento del 2016, datato, con una serie di errori e con un riferimento ad un triennio ormai scaduto, sia da un punto di vista regionale, sia da un punto di vista locale, quindi con una serie di criticità che comunque fate riferimento. Il rendiconto è stato approvato dalla dottoressa Fulvia Galardo, però la cosa anomala è che in data 8 luglio 2021 ad approvare questa delibera di ambito, quindi seguite bene la data, 8 luglio 2021, c'è come responsabile dell'ufficio del piano di zona il dottor Antonio Martorano. Ora mi chiedo, 8 luglio, chi è il responsabile del piano di zona? La dottoressa Fulvia Galardo che ha fatto la relazione o il dottor Antonio Martorano? È chiaro che la risposta ce la dà la nomina del sindaco, la nomina del 17 agosto. Come faceva a firmare questa delibera di ambito in data 8 luglio, quando oltretutto il rendiconto era firmato dalla dottoressa Fulvia Galardo? Quindi c'è una certa incongruità che ci porta al bilancio di oggi, cioè due firme diverse su un rendiconto. Non solo il bilancio, perché il rendiconto del bilancio è, a mio avviso, emblematico. Al di là che ne abbiamo discusso anche l'anno scorso, però la dottoressa Fulvia Galardo mette nero su bianco sulla situazione, cioè dice abbiamo dei debiti, ricordate dei crediti da prendere, cioè dai diversi comuni, per un importo quasi di 2,5 milioni. La dottoressa stessa, che firma giustamente questo atto, e forse non giustamente il precedente, dice il totale non versato in termini di compartecipazioni comunali sarebbe da solo sufficiente a dare attuazione a gran parte delle annualità di programmazione degli interventi. Cioè la dottoressa Fulvia Galardo in questa relazione mette nero su bianco sul dire che questo impatto di questi soldi che dobbiamo avere dagli altri comuni è un impatto significativo, non da poco. Chi se lo accolla questo residuo attivo, oltre a quelli che già abbiamo e abbiamo discusso la volta precedente? Ce l'accogliamo noi, cioè se lo accolla il nostro bilancio. Giustamente la volta scorsa il vice sindaco, quando gli abbiamo fatto la stessa domanda, ha risposto: e come dobbiamo fare? È giusto che non è facile poter recuperare questi crediti, però se noi apriamo i giornali leggiamo come per tante altre cose anche più piccole utilizzate metodi completamente diversi. Qui non si tratta solo di recuperare, qui si tratta di tutelare il nostro bilancio, perché sul nostro bilancio pesa un bilancio enorme che è quello del piano di zona, con una serie di residui attivi elevati, cioè ne va di mezzo il futuro del nostro paese. Forse adesso no, forse adesso siamo ancora attivi, ma io, immaginando questo debito che continua a crescere, dico il futuro di questo paese come finirà il bilancio? Cioè oggi voi venite qui, per carità, tutti quanti alzate la mano e ben venga così, però io mi domando il futuro di questo paese alla luce di questo bilancio, che futuro può essere? E perché lo dico? Perché questo era il debito che avevamo, il credito a recuperare che avevamo l'anno scorso. Noi abbiamo fatto una richiesta di istanza di accesso agli atti pochi mesi fa e la situazione, ci è stata confermata nero su bianco, rimane la stessa. Non solo, rimane la stessa più il credito che dobbiamo prendere l'anno scorso. Qual è il credito che dovevamo prendere realmente? Perché sempre nel bilancio si parla di fondi di compartecipazione comunale piano di zona e si parla di 800.000 euro. Quindi ogni anno, ormai da diversi anni, mettiamo questa quota che non prendiamo di 800.000 euro. Quindi se col bilancio precedente era 2,2, siamo arrivati a 3 per quest'anno. Okay? Dov'è l'elemento che critico anche su questo bilancio, che secondo me non è da poco? Cioè voi avete riapprovato, come negli anni precedenti, sempre 800.000 euro. Forse dimenticandovi che avete fatto una delibera sempre a luglio 2022, il 14 luglio, aumento della quota di compartecipazione. Cioè a luglio scorso siete passati da una quota di 7 euro ad una quota di 10 euro. Come fate con questo aumento a stabilire a bilancio di nuovo lo stesso importo? Tenendo conto in particolare che voi scrivete che a partire dalla programmazione annualità 2022, cioè quell'aumento riguarda già il 2022, quindi perché a bilancio non avete fatto questa valutazione rispetto a questo aumento? Forse ve ne siete dimenticati, o forse ritorna lo stesso problema, cioè che a firmarlo c'è di nuovo il dottor Antonio Martorano il 14 luglio, quando il 14 luglio ancora la responsabile del piano di zona era Fulvia Galardo.
quindi non è il dottor Antonio Martorano che verrà invece nominato un mese dopo, però questo è il bilancio di oggi, il bilancio su cui pesano tutte queste carte che io naturalmente vi sto cercando di leggere per capire anche che pensiero avete voi riguardo a tutta questa situazione, a mio avviso emblematica, che pesa sul nostro bilancio, al di là dell'impatto che può avere, come ho detto, anche l'impatto che può avere per il futuro, perché la relazione del revisore della volta scorsa, abbiamo parlato di residui attivi alti, abbiamo parlato di incapacità di recuperarli e quindi ritardi nei pagamenti che si sono confermati nell'allegato che ci avete fornito recentemente, allegato I, ente strutturalmente deficitario. Allora, prima cosa, non so come si procede, c'è un errore a mio avviso importante, si parla di anno 2021, quindi questo va corretto perché se oggi approvate il bilancio c'è anche un altro errore nell'allegato. Questo allegato qui conferma quello che ho detto la volta scorsa, cioè gli indicatori relativi alla capacità di recuperare i crediti, quindi sui residui attivi, sono indicatori deficitari P2 e P8, cioè 2 su 8 sono deficitari, motivo per cui dobbiamo stare anche attenti, perché a 4 su 8 il comune diventerebbe deficitario, quindi dobbiamo prendere più di impegno questa situazione. L'indicatore di ritardo non è un indicatore di ritardo da poco, perché voi la volta scorsa non l'avete allegato, poi cercando tra le pagine del comune mi sono accorto in realtà che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per alcuni trimestri l'avete messo ed era di 111 giorni, cioè il limite è 30, quello massimo è 60, in un trimestre eravate addirittura a 111. Perché dico questo? L'indicatore di ritardo di pagamento non è un qualcosa di poco. Sì, giustamente il vice sindaco la volta scorsa aveva sottolineato che altri comuni pagano in ritardo, però noi dobbiamo pensare a casa nostra. E io mi auguravo di venire qui e di non leggere la frase che il relatore scrive a tal proposito, perché scrive: si stanno effettuando operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'ente. Che cosa significa questo? Significa che noi, è passato diverso tempo da quando ne abbiamo discusso, sarebbe stato preferibile prorogare di qualche giorno e di arrivare qui che non stavate ancora facendo, ma avevate già fatto. Perché dico questo? Perché il fondo di garanzia dei debiti commerciali non è un qualcosa da poco. Io la volta scorsa non ne ho discusso tanto per, ma perché, come dice il relatore stesso, esistono degli scaglioni. Il relatore li riporta tutti senza dire quale si trova Rocca d'Aspide, cioè in base alla percentuale di giorni di ritardo noi dobbiamo prendere dei soldi che avremmo destinato per dire a qualcosa che non abbiamo messo in questo momento, come giustamente sottolineava il consigliere Miano, perché abbiamo pochi soldi per altre situazioni. Se noi questo fondo, che si basa sulla percentuale di questi giorni, se i giorni di pagamento erano ridotti, noi potevamo prendere meno soldi per questo fondo e distribuirli per un altro. Perché il fondo di garanzia, voi, il relatore, parla della missione 20, ma della missione 20 oltretutto non è specificato come FGDC, cioè fondo garanzia debiti. Noi ce lo siamo andati a estrapolare e abbiamo visto che siamo sostanzialmente la percentuale più alta. Perché è importante? Perché bisogna ridurre i tempi di pagamento delle imprese, i debiti pregressi, e bisogna risolvere la questione della banca dati, che andava fatta già dal 2021, da quando è uscita la legge. La questione di fondo, per cui la sottolineo nuovamente, è perché favorire questo fondo è fondamentale per assicurare la tempestività della riforma 1.11, cioè la riforma abilitante del PNR, alla quale è subordinata l'assegnazione delle risorse. Cioè non è da poco il ritardo dei pagamenti, perché questo si combina con la situazione anche della possibilità di avere risorse per il PNRR. E tutti quanti, agli occhi di tutti, la situazione nella quale ci troviamo, che rispetto ad altri comuni purtroppo stiamo faticando a recuperare risorse. E su questo aspetto la Corte dei Conti, e torno nuovamente sulla Corte dei Conti, ha emanato delle linee guida per la relazione dell'organo di revisione. Linee guida che non sono da poco, perché ripeto, nella delibera di giunta che avete fatto, nella delibera di consiglio, nella relazione del revisore, nella relazione del revisore al DUP, non si parla di PNRR, abbiamo solo un accantonamento di soldi nelle entrate e nelle uscite, null'altro. Cioè noi non sappiamo attività di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo, rendicontazione. E questo è fondamentale, perché entro fine luglio il revisore dei conti dovrà inviare un allegato dove dovrà specificare tutto questo. E cosa scriverà? Cosa scriverà? Quello che oggi voi state approvando in bilancio? Al mio avviso nulla, speriamo che nel frattempo esca qualcosa. Perché lo stato dell'arte non lo sappiamo, non è specificato nulla. E soprattutto non è specificato nulla nemmeno sul personale, perché andava implementata la struttura e al momento su questo non c'è stato scritto nulla, perché il bilancio, non dimentichiamoci, è economico-finanziario dell'ente.
Sempre sulla relazione del revisore, non si parla di inventari, di valori patrimoniali del nostro ente. Le entrate rimangono qualcosa di non specificato nel migliore dei modi. E sulla questione entrate entro sull'ultimo argomento e poi chiudo, perché la questione delle entrate è una questione particolare che richiederebbe tanto tempo di analisi, però sicuramente un elemento io non ritrovo o faccio fatica a capire. Perché? Perché pochi mesi fa noi abbiamo chiesto, come istanza di accesso agli atti, all'ingegner Tommaso Giuliani, di poter sapere quali sono le sorgenti elettromagnetiche del nostro territorio. Lo abbiamo chiesto per diversi motivi: uno, per capire il comune quanto incassa; due, per capire realmente quanto impatto ambientale c'è. Non dimentichiamoci che siamo, la dottoressa comunale ce lo potrà confermare, siamo in un periodo complicato, se ne sentono di cotte e di crude sulla situazione, sulle questioni di salute, per cui almeno a cercare di mappare la situazione, capire che convenzioni abbiamo, quanto incassiamo, abbiamo fatto questa istanza. E l'istanza ci è stata risposta che sul territorio comunale, quindi aree pubbliche, abbiamo una sola antenna, questo almeno ci viene scritto pochi mesi fa, in località Mauriello, del gestore Wind 3. Vi ricordo che il gestore Wind 3 nasce nel 2020, però ci viene inviato un contratto di repertorio del 2006, cioè l'unico atto che abbiamo di contratti con, tra virgolette, le antenne sul territorio, di cui di fatto ce ne viene detta che ce n'è una soltanto, è del 2006. Si chiama Dedalo Costruzioni. Nel 2006 l'allora sindaco Auricchio faceva questo contratto con Dedalo Costruzioni SRL della durata di 9 anni. Cioè noi dal 2006-2007 più 9 arriviamo ad un'annualità che ormai è scaduta. Nel frattempo ci viene detto che c'è Wind 3, non ci viene dato nessun atto che ci dice che contratto ha stabilito il comune con Wind 3, che concessione c'è. In questo contratto qui erano previste delle subconcessioni, ma non c'è stato inviato nulla relativamente alle subconcessioni. Se non fosse che l'elemento importante che impatta in maniera importante sul bilancio che oggi voi andrete ad approvare è che questa Dedalo Costruzioni in realtà è un'azienda cessata, cancellata, ma non solo. Questa Dedalo Costruzioni già nel 2016 aveva un avvio di procedura di cancellazione d'ufficio. Ok? Quindi contratto scaduto, non c'è stato fornito nessun contratto e per di più si parla di Wind 3. E questa Wind 3 come è arrivata su quell'antenna lì? Perché non c'è stato fornito nulla? Perché nelle entrate non è specificato nulla del bilancio? Se poi arrivare, per arrivare all'ultimo elemento, che a mio avviso non è l'unica antenna che abbiamo, perché se andiamo in località Montedoglio è sulla stessa posizione, come se lì ce l'abbiamo sull'acquedotto Mauriello, lì ce l'abbiamo sull'acquedotto Montedoglio, notiamo anche lì delle antenne. E queste antenne perché non ci sono state indicate? Queste antenne funzionano o non funzionano? A me risulta di sì. Che contratto è stato fatto? Perché non ci sono stati inviati dei contratti su questa situazione? Questa situazione che impatta in maniera significativa da un punto di vista ambientale, da un punto di vista di salute e soprattutto sulle entrate, perché qui il bilancio da questo punto di vista non è chiaro, soprattutto non è chiaro alla luce di questa carta nero su bianco che ci è stata messa pochi mesi fa quando abbiamo fatto la richiesta. Quindi concludo, mi sono dilungato troppo, c'è un PEG che arriviamo oggi qui che è privo completamente di allegati, quindi un PEG che io definirei buio, perché all'interno non si capisce gli uffici, le risorse, le macro aree e cosa dovevano essere destinate, cosa che vi ho letto da un punto di vista dettagliato già in passato. Buio sul piano di zona, perché non sappiamo cosa è successo l'anno scorso, però il piano di zona è nei tempi ancora per l'approvazione, potevamo aspettare forse e arrivare qui con le idee chiare, ma le idee sono già chiare col bilancio dell'anno scorso, con delle firme che io personalmente non capisco perché le ha firmate Antonio Martorano, che in quella data non era ancora lui il presidente. Si fa riferimento ad un regolamento vecchio, datato, si fa riferimento a un regolamento che contiene una serie di errori, si fa riferimento a un bilancio che contiene una serie di residui attivi che, quando andremo a recuperare, non ci riusciamo che, ma in futuro quanto possono realmente impattare con l'approvazione del bilancio di oggi? Ecco il motivo per cui, e poi la questione antenne, che è una questione che secondo me andrà chiarita ancora meglio, perché non è chiara da questo punto di vista. Ecco il motivo per cui noi oggi non approviamo questo bilancio. Concluso? Sì. Interventi? Prego, sindaco. Sinceramente.
Sinceramente avrei preferito anche glissare, tanto questo lungo intervento fumoso mi sembri irrilevante e mi sembri semplicemente una autodimostrazione di conoscenza, un po' come l'italiano che solitamente quando una cosa non la sa pretende di insegnarla. Allora vado un po' come traccia di un famoso bel film che si chiama La grande bellezza. Giep Gambardella si rivolse alla sua cara amica e disse: Stefà, in ordine sparso, De Matteis ha fatto i compiti a casa, è stato pure dall'insegnante di sostegno, mi hanno riferito, quindi oggi ci vuole venire a fare questa tutti cosa sono compresi, PIC, PEC, PAC, sono compresi, P2, P3 e P4, sindaco, e quindi sono compresi, abbia pazienza, si stia zitto, io non l'ho interrotto, quando faccia parte, la deve smettere quando, quando interviene, eccolo qua, perché lei manca di rispetto. Ora anche comincia ai disabili, la solita filastrocca dell'interruzione sistematica, lei parla e dice le fesserie, non che dice noi dobbiamo subire. Io adesso rifaccio il mio intervento e dico quello che penso, va bene, ma non mi interessa, dico quello che penso, perché quello che lei ha detto sono un sacco di fesserie e sono le solite fesserie che pensa di voler inoculare all'interno di un dibattito facendo pure finta di saperle le cose, senza pensare, senza capire che lei non sa niente, perché vorrei in sintesi del suo ragionamento capire la domanda: che cosa vuole dire rispetto a quelle cose che ha detto, il regolamento, il FUA, il regolamento, la convenzione? Lei non conosce proprio di che parla, per me, per quello che penso io e per come la interpreto io il suo intervento, perché non ha portato niente di concreto. Voglio andare, come stavo dicendo, in ordine sparso. Già al Consiglio scorso ha detto un sacco di fesserie. Lei sta parlando di residui attivi senza sapere nemmeno di che sta parlando. Ha fatto una confusione, la solita caciara su Facebook, come ogni volta e sistematicamente, prima e dopo ogni Consiglio comunale, asserendo, leggo l'ultimo intervento, ma l'ha ribadito anche in questo momento, che ci sono 3 milioni di residui attivi. Questo è un dramma per il comune, come lo facciamo e come li riscuotiamo? E poi, siccome voglio essere chiaro e preciso rispetto alle cose che dice, mancano all'appello. Quindi già al Consiglio scorso il consigliere De Matteis, che era stato sempre ancora una volta a scuola dall'insegnante, è venuto qui a raccontarci frottole, come ce le continua a raccontare stasera, facendo finta, ripeto, di conoscere il PEG, il POG, il PAG e quant'altro. E sorvolo sul dato, diciamo, della metodica dell'attività di questa amministrazione, del modus procedendi, altro che al buio. Noi camminiamo bene ad occhi aperti e lei lo dovrebbe sapere, perché tutta quell'azione amministrativa che lei dice oggi facciamo al buio l'abbiamo fatta con gli occhi aperti sempre, di cui lei era partecipe. Ma questo ormai appartiene al suo passato e al suo modo di essere sempre, come dire, aderente a seconda delle situazioni di interesse personale. Quali residui attivi, De Matteis, 3 milioni? Quali sono i residui attivi di 3 milioni? Ti faccio notare solo una cosa. Titolo primo dice 3 milioni, nonostante abbiamo una ditta, queste sono le menzogne che raccontate. Giuseppe Gambardella, rivolgendosi a Stefano, dice: queste sono le menzogne che raccontate. 3 milioni, nonostante abbiamo pagato una ditta, 2.441 euro per la riscossione. Ma che menzogna è questa? Ma che menzogna è questa? Ma come fai a dire una fesseria del genere? E quindi abbi la cortesia, che tu non sai nemmeno la differenza fra accertamento e riscossione, e parli di un'azione di riscossione di 3 milioni. Titolo primo. Qualcuno mi diceva: forse è sbagliato a leggere la colonna, si intendeva alla colonna prima, non al titolo primo del bilancio.
qua c'è il responsabile del settore economico e finanziario. I residui attivi, che lei dice che sono 3 milioni e che noi non recupereremo. Dove l'ho detto, signore? L'ha detto già pure stasera, l'ha detto un attimo. La cifra è 3 milioni. Madosca. Ma Cai, non hai passato con questo? Ho chiesto. Cioè lei sta negando che ha detto addirittura che sono un problema sui bilanci. Se fa riferimento deve a stare, Facebook, la però mi deve far intervenire. Ma lei non può negare quello che dice il minuto prima. Ma questa è una storia infinita, ma io mi sono stancato. Lei sta Presidente, ma io vabbè, ha ragione, intervengo. Ma lei è uno scostumato, sinceramente. Lei è uno scostumato, perché io faccio critica politica, non insulto nessuno. Sì, io faccio critica politica. Sì, alla consigliere De Matteis che pensa pure di fare il professore. Poi lo spiegheremo chi è il consigliere. Continuo l'intervento. Facete propaganda tutti i santi giorni. Siete in campagna elettorale perenne, non può parlare. 3 milioni residui attivi, mo l'hai detto. Mo, o no, o lo stai negando. No, ho chiesto. Ma lo neghi o lo affermi? Continui. Lo stai negando. Ma devo rispondere io. Lo stai negando, sto dicendo, perché se lo neghi io mi alzo e me ne vado. Ti lascio. Se non la rispondo subito. La stai negando che hai detto questo. Quello che lei fa riferimento. 3 milioni, l'hai detto o no? Lo stai negando, lo stai affermando? Assolutamente. È vero o non è vero che l'hai detto? Ah! Oh santo Dio, perché sennò veramente diventa complicato. Che dice una cosa e poi se la nega. Milioni, 1 gennaio 2022, sai quanto abbiamo incassato nel 2022 di questi 3 milioni? Lo sa? Ha letto le carte? Non lo sa. E poi viene a fare il professore. Devo rispondere? No, perché lei mi lo sa? Certo che lo so. E quanto abbiamo incassato? Se posso rispondere? Sì. Ma qua. Lei il presidente? No, sta interloquendo con me. Fare, il presidente mi deve dare la parola. Prego, De Matteis. Quanto se vuole può rispondere. Prego, quanto abbiamo incassato? Sì, allora, però facciamo rispondere. Sono nell'allegato a cui quanto abbiamo incassato? Parli con me. Apra la relazione del revisore. Ma risponda, sì, ma che ci mette? Glielo rispondo con la relazione. Da 3 milioni, quanto abbiamo incassato? Con la relazione del revisore che mette nero su bianco. E cioè nessuna cifra. Quanto? Nessuna cifra, la relazione del ma revisore. Ma lei non capisce niente, glielo dico un'altra volta. Perché lei va a scuola semplicemente per fare propaganda. Abbiamo dottore Bellissimo. Nel 2022 abbiamo non richiamato consigliere. Allora, non richiamato il sì. Un dialogo normale e bene. Sennò lei non, lei dice fesserie. Lei dice ma se ne vada, perché se deve stare qui a dire fesserie e a fare propaganda, la deve smettere, mi deve far parlare, deve stare zitto. Abbia la pazienza, deve stare zitto. Ma questa è una cosa vergognosa. Ristabiliamo ancora la serenità quando sto intervenendo io, consigliere De Matteis e sindaco. Allora, consigliere De Matteis, facciamo concludere l'argomento al sindaco. Però non è lui che decide, è lei. Facciamo concludere l'argomento. De Matteis dice fesserie, punto. Abbiamo incassato nel 2022 700.000 euro di questi 3 milioni di residui attivi. Mi devi trovare un comune che fa questo. Non lo trovi, perché tu è difficile che la riesci a trovare. Abbiamo, direttore del servizio economico e finanziario, correggimi se mi sbaglio, rispetto a questi residui attivi che critica il consigliere De Matteis, che diventerebbe il problema di questo comune, comune che ha un avanzo di amministrazione che non è pari a nessun altro comune, hanno chiuso i bilanci negli altri comuni con 30 milioni di disavanzi, 20 milioni di residui attivi, e De Matteis viene qua a fare la filastrocca fic foc P2 P3 pig peg poc a chiaccia, ping pong, e quindi è una menzogna che il rischio di recupero dei residui attivi del comune di Rocca d'Aspide, che rappresenta maldestramente il consigliere, sia. Abbiamo addirittura un fondo di svalutazione dei crediti rispetto a questi 3 milioni. Lo sa che abbiamo un fondo di svalutazione dei crediti, 3 milioni? Ma che parla allora se non lo sa? Di 1.200.000 euro circa. Cioè significa che il bilancio del comune di Rocca d'Aspide è garantito, altro che pig peg pog, pig pong.
che solo fa trick track lo poco a pru, chiacchiere, a vacante, a vuoto. E mi dispiace perché insomma fa finta pure di essere conoscitore della materia fiscale. Io non mi ci avventuro. Però l'italiano solitamente si dice quando una cosa non la sa pensa di insegnarla. E questo è l'esempio classico. È l'esempio classico, piano di zona. Sempre in ordine sparso. E servizi, lo dico pure al consigliere. Cioè noi nel nostro bilancio non abbiamo messo fondi sui servizi sociali. Ma vi rendete conto delle eresie che dite? Cioè noi siamo il comune, capofila dell'ambito piano di zona, che eroghiamo più servizi in assoluto rispetto a tutti gli altri ambiti, agli anziani, ai disabili. Ma voi non conoscete proprio la vostra dimensione di società civile, sociale, dei servizi erogati. Voi non siete proprio a conoscenza di niente. Parlate semplicemente perché dovete esprimere una critica così, perché dovete far finta di sapere, non sapendo. Perché non, nella sostanza voi non conoscete niente, perché non vivete il paese, non conoscete le dinamiche che esistono nel paese, non sapete che ci sono i servizi sociali a Rocca d'Asta, che sugli anziani ci sono delle politiche attive che sono attivate a 360 gradi dall'ufficio di ambito dove noi siamo dentro, e lì abbiamo fatto tutta l'azione di politica, perché è quello l'ambito in cui si svolge l'attività di azione politica, di programmazione. Non sapete nulla del piano di zona, zero. 21 comuni di cui siamo comune capofila e sono tutti erogati. Un'altra parentesi, sempre per le sciocchezze e le fesserie che dici tu, nel consiglio scorso hai fatto un'altra affermazione gravissima che io non ho colto, ma perché non ti ascolto e sinceramente non ho nessuna voglia di ascoltarti, perché ti conosco e so bene di come hai una capacità di raccontare frottole, solo frottole, senza avere un minimo di costrutto e di sostanza. Hai riferito qua in questo consiglio che noi abbiamo una spesa di 1200 euro circa, la più alta pro capite. Ma che bugia è questa? Ma che bugia è questa? Noi abbiamo quella spesa perché siamo con tutto il fondo dell'ambito S7 del piano di zona, cioè 21 comuni di cui solo Capaci sono 22.000 abitanti. Quale chiacchiere? È giusto? Perché dice allora fesserie? Perché dice fesserie e bugie? Non ti vergogni di dire bugie? Vieni qua a fare mistificazione e propaganda. Queste sono bugie, altre che chiacchiere. Poi dici nero su bianco, nero 150 volte ho detto nero su bianco, ma nero su bianco che cosa? I fiaschi, i chiacchiere, i bugie che continua a dire sistematicamente. Facebook, questo lo fa. Come dice il revisore dei conti, noi abbiamo dato alla ditta i nostri soldi senza raggiungere risultato. Come dice il revisore dei conti, dove lo dice il revisore dei conti? Ma dove lo dice il revisore dei conti? Che dice il revisore dei conti? La società di riscossione paghiamo 2.441 euro. Ma chi è questa società? Facci il nome. Qual è questa società di riscossione? Ma tu sei un bugiardo. Quella è una società che fa attività di accertamento sull'IMU e che ha portato, rispetto al 2015, dove c'erano 935 provvedimenti di accertamento, al 2017 ha portato a 1.255 accertamenti sull'IMU, facendo emergere un evaso che era assolutamente inammissibile. E che fa? E non se quello è un servizio e non si paga, certo che si paga. Il contratto, nel contratto, la proroga tecnica, è fatta la proroga tecnica e hanno continuato a fare il servizio. Ma qual è il problema? A parte che non è responsabilità di questa amministrazione, ma eventualmente semmai dell'ufficio. Ma non è nemmeno un problema di responsabilità dell'ufficio, perché è una proroga scaduta, ha fatto il servizio. Ma è un'attività diversa. Quale riscossione? La riscossione da noi la fa Aria Riscossione. E stanno riscuotendo su tutti i tributi. Noi, te l'ho già detto la volta scorsa, e che sia chiaro, perché questo è quello che conta in un ente, è nella valutazione della solidità. Ve l'ho già detto, ma voi, ma figurate, ma perché il problema è che dovremmo parlare con voi, questo è il nostro dramma. La solidità di un ente si misura rispetto a quello che è l'avanzo di cassa, rispetto alla capacità di pagare e noi paghiamo, rispetto a quello che è la capacità di incassare i debiti, i crediti.
E li incassiamo, e come che li incassiamo? Voi volete mistificare, mescare zimmer e crapitti, che se siete abituati a fare? A chiacchia, gamma tributi, che c'è? Mica fa riscossione, ma che riscossione fa? Tu parli a vuoto veramente, ma veramente a vuoto. La riscossione, la fa aria riscossione, sta riscuotendo. E se abbiamo accumulato questo residuo attivo alto che però abbiamo già abbattuto, perché in termini di competenze noi incassiamo, te l'ho già detto l'altra volta, ve l'ho già detto, sopra il 70% in prima battuta. Ma di che stai parlando? Ma di che stai parlando? Oggi su quello che è il residuo che va a ruolo e che va in area riscossione, noi incassiamo in percentuali altissime rispetto agli altri comuni, cioè il livello di inesigibilità è pressoché pari a niente, è insignificante rispetto alla media di tutti gli altri comuni. E fermo restante che ti sto dicendo, noi abbiamo già un fondo di svalutazione di crediti per 1,2 milioni che non impatta sul bilancio, quindi non dovevo far capire il bilancio è a rischio, ma a rischio di che? Il bilancio del comune di Roccadaspiti è a rischio. Ma tu non sai proprio dove trovi, stammi a sentire a me, te lo dico con tutto il cuore, tu non ti orienti nel tempo e nello spazio, perché stai dicendo solo fesse, a parte il fatto che non si capisce niente di quello che vuoi dire, di quali sono le conclusioni, ma i parametri, gli elementi sono questi qua. Ma di che vuoi parlare? Di servizi sulla Rocca d'Aspi, i servizi che noi eroghiamo a Rocca d'Aspi sull'ambito, ve lo dico pure alla consigliere Ma, ma veramente non vedete i servizi che noi eroghiamo? Ma veramente fate finta di non capire e di non vedere? Ma con quale coraggio? Con quale coraggio? Dove praticamente ci riconoscono tutti una capacità di erogare servizi a 360 gradi in ogni ambito. Avete fatto una critica pure sul parco, vabbè, ma che sia la solita filastrocca, parco gioco, fatto un investimento di quella portata per i disabili, per i portatori di disabilità, diversamente abili, voi venite a fare una filastrocca su questo, ma veramente siete, insomma, siete incommentabili, incommentabili. E scusatemi, e oggi vorrei capire, voi siete molto, come dire, capaci di fare chiacchiere. Ma una proposta, una volta, la possiamo vedere da parte vostra? Una, che sia una, che ci dica, pigliate sta somma da qui e mettetela lì per questi motivi. Gli amministratori siamo noi. L'azione di governo la gestiamo noi. La linea di indirizzo la diamo noi, da fare la minoranza. Se poi volete fare chiacchiere a vuoto e volete fare mistificazione, è una cosa che noi non ci guarda. Avete tutto il tempo di stare su Facebook, quello è il vostro mondo. Ma se venite qui in consiglio comunale a pensare di fare i professori, portate una proposta. Voi una sola cosa sapete fare: astensione. Voi siete agnostici. Vi mettete alla finestra e state. Astensione, astensione, astensione. Su tutto. Si è andato a pigliare le delibere fino ad oggi. Voi non partecipate a niente. Siete agnostici, buon per voi, contenti voi. Il piano di zona. Il piano di zona di Rocca d'Aspide, il nostro ambito, è un piano di riferimento regionale. Noi stiamo procedendo alla stabilizzazione di quasi 20 unità. Perché? Perché abbiamo fatto un'attività di programmazione e abbiamo drenato risorse strutturali, eterocomunali, altro che carica sul bilancio del comune, che in questo momento ci mette nella condizione di fare quello che un ambito deve fare con una capacità di azione che negli anni già c'è stata, ma che oggi sarà rafforzata perché tutto il personale verrà organizzato e strutturato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. E voi, anziché plaudire a questa nostra capacità, che è dell'ambito intero, di cui noi siamo comune capofila, venite a fare la filastrocca sull'ambito piano di zona. È certo che abbiamo 2,5 milioni di euro, ma non sono soldi che gravano sul bilancio del comune di Roccadasso.
sono le quote di compartecipazione dei comuni. E qual è la proposta rispetto a questa da parte vostra? Qual è la proposta? Che dobbiamo fare i decreti incentivi a questi comuni? Lo possiamo fare sempre perché il credito esiste. Ma non è che noi dobbiamo fare un'azione di contrapposizione e guerra ai comuni. Noi dobbiamo dare un supporto come facciamo rispetto ai servizi che, e ai bisogni di quei comuni. E se c'è una difficoltà certamente che va sanata, ma quello non è che grava sul comune di Rocca d'Aspi o sul bilancio del comune di Rocca d'Aspi, è una quota di debito che quel comune ha. E che facciamo? Gli togliamo i servizi a quei comuni? Avete questo coraggio? Fatela la proposta, ditelo, se abbiate il coraggio di dire che tutti i comuni che in questo momento sono debito interrompiamo i servizi, li dobbiamo interrompere i servizi. Non lo so come ragionate voi e qual è il vostro modo di rapportarvi sul piano istituzionale, sul piano diciamo della sensibilità rispetto a problematiche di carattere sociale così gravi che riguardano tutte queste comunità. Ed è un problema che si risolverà, perché anche rispetto a questo noi stiamo avviando già un processo e un percorso di trasferimento. Noi arriveremo probabilmente, superando alcune resistenze, alla costruzione dell'azienda. Ma di che parlate? Ma di che parlate quando siamo additati dalla Fortini come punto di riferimento a livello regionale? Abbiamo risorse che abbiamo coperto tutti i servizi, a 360 gradi. Io mi dispiace che adesso ha toccato questo tema del piano di zone, non ho qui la programmazione del rendiconto, ma ve lo porterò alla prossima, seduta. Per far vedere quanti e quali servizi, la misura dei servizi che vengono erogati dall'ambito piano di zona, nell'ambito sociale, altro che non ci abbiamo messo niente, ci mettiamo fior di quattrini e i servizi li facciamo. Voi volete fare propaganda, trick track, pic poc, senza sapere niente. Poi è De Mattes, ma De Mattes è fatto l'assessore 8 anni con noi. 7 anni l'assessore esterno oggi viene a fare la critica, è come quello che critica se stesso. E me non ho capito, no, come si camminava all'epoca, si camminava con gli occhi chiusi e tu non vedevi che andavi con gli occhi chiusi, andavi solo a fare la propaganda. Stamattina ci avete accusato di fare propaganda a passerella perché mi ha inaugurato un parco, ma tu facevi il corso di facendo a passerella per fare l'intervista, che era la volta che scappava che non ti chiamavano, veniva alla fine con un mondo perché via fare l'intervista, perché era parlava cose di cui non conosceva niente, chiaramente bella e confezionata, arrivava là e faceva l'intervista. E oggi viene a dire che camminiamo al buio, e me tu sei stata parte contigua questa amministrazione, oggi ti rendi conto che cammina al buio sulle questioni serie. Questa amministrazione ha fatto quello che doveva fare, lo ha fatto e lo continua a fare, poi vi può piacere o non vi può piacere, ma questo è un altro discorso. Lo so che a voi non vi piace, perché dovete fare in modo di dare un senso alla vostra diciamo esistenza, però questo è. E allora una sola cosa e finisco, Presidente: bisogna smetterla di dire bugie, di dire menzogne, di fare passare cose che non sono. Questa storia deve finire, ma io vi dico di più e finisco veramente. Chi vi ascolta lo sa, ma pensate che non lo sa, ma vi pensate che non lo sa. Questo è il riepilogo della cosa. Residuo attivo 700.000 euro in cassa al 2022, viene qua e viene a dire tutto il contrario. Viene qua e viene a dire che la spesa pro capite è 1.200.000, quando in realtà è meno di 600, perché comprende tutto là. Ma che modo so chi? Ma è onesto questo vostro modo di fare. Ma io penso che vi dovreste vergognare. Tu puoi stare lì tutta la vita, perché là starai tutta la vita. Stai benissimo e là devi stare, non ti preoccupare, perché la scienza ne tenebbe già tanta Rocca d'Aspi. Non ci basta importarla, ne abbiamo già troppa. Quindi importarne ulteriore, insomma, sarebbe poi eccessivamente anche difficile da sopportarla per questa popolazione che è così, insomma, serena e tranquilla. Quindi, insomma, lì dovrei stare. Io vi invito a votare il bilancio, chiaramente, su questo non c'è discussione. E vi dico anche che l'amministrazione e il comune di Rocca d'Aspi
sul bilancio vive sonni tranquilli, tranquilli. Ha un avanzo di cassa notevolissimo, non fa ricorso all'anticipazione. E tutte le filastrocche del buon De Matteis restano filastrocche della lezioncina serale che si fa al dopo scuola. Grazie. Prego De Matteis. Se Coppi intervengo un'altra volta pure io. È il primo. Questa è l'ultimo, questa è la seconda volta. Sì, 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 no, poi mi stanco. Breve replica. Già sono stanco, sono pure stanco di rispondere, però purtroppo siamo sempre al solito teatro e facciamo teatro. Ah, sì. Vice sindaco, lei conclude l'argomento. Vice sindaco conclude, almeno quando interviene il vice sindaco lo apprezzo perché interviene sugli argomenti rispetto al teatro che invece il sindaco fa. Almeno il vice sindaco interviene sugli argomenti giusti o sbagliati, gli interventi che fa, però almeno li fa, rimane sul tema. Invece il sindaco esce sempre purtroppo con questo teatrino, questi racconti, quelle favole, le cose, vabbè. Io sindaco la invito a riflettere sulla frase che ha detto, perché l'insegnante di sostegno che lei ha utilizzato come termine non la riguarda. Io so che lei non è quello che voleva raccontare con quella frase, lo so, però non è una frase giusta, non è rispettosa nei confronti dell'insegnante di sostegno, nel concetto, nel tutto, omofobo, no, ma sindaco, ma perché continua in questi termini? Qui siamo in un'assise in cui dobbiamo discutere di cose, ripeto, io ho fatto il paragone perché gli unici due che parlano sono sindaco e vice sindaco, quindi non posso fare un facile confronto con gli altri, però almeno, ripeto, tutte le volte vengo qui, il vice sindaco rimane sugli argomenti, mi risponde, ripeto, giusto o sbagliato che sia. Io non capisco perché lei, che è il sindaco, perché lui è il vice sindaco, lei invece è il sindaco, e anziché rimanere sugli argomenti, lei può dire tutto che vuole, può dire che io sto dicendo delle stupidaggini, per carità, accetto tranquillamente, io ho letto solo delle carte. Poi tutti quelli che andranno ad approvare oggi il bilancio sanno le carte che ho letto, Io non mi sono inventato nulla. Poi se qualche volta lei viene qui e dice che io ho detto una cosa rispetto a quello, ormai lo sento dire tutte le volte, per cui va bene, l'accetto come frase e va bene così. Però ripeto, la invito a seguire l'esempio del vice sindaco, ok? Rimanga sugli argomenti, non insulti, non faccia. Il vice sindaco almeno sugli argomenti risponde. Io lascio pure la parola e su lui non replicherò nulla, anche se dirà che ho sbagliato, perché io quello che non tollero non è che mi dice che io dico delle cose sbagliate, per carità, è la sua opinione. Io vengo qui, non ritorno su quello della volta scorsa, perché ho letto la volta scorsa semplicemente quello che ha scritto il revisore dei conti. Non ho fatto null'altro che leggere. Bugie, va bene, è quello, il revisore dei conti è il vostro, non è il mio. No, ha fatto i commenti, la cosa è la relazione, la cosa sulla tua affermazione. Deve intervenire. Ti devi leggere, ti devi sbobbinare. Sì, lo faccia lei, perché io ricordo pienamente quello che... Io ricordo pienamente... Posso finire? Prego, concluda. Io non voglio più replicare. Io voglio che di fronte alla popolazione che l'ascolta, caro sindaco, assuma un atteggiamento che la riguarda, perché il passato lei non era così. Io non capisco perché utilizza sempre queste storie. E allora partiamo dalla storia dell'assessore. Come la volta scorsa mi è stato detto che io prima stavo da una parte, poi dall'altra, perché la persona che ha a fianco, qualcun altro che sono a fianco a lei, non erano da qualche altra parte in passato. Il buon presidente Vito Brenca, che io non ho mai criticato che era dall'altra parte prima, apparteneva a una lista contraria e poi è venuto con lei, io non l'ho mai criticato, sono delle scelte, ma io, caro sindaco, non mi sono mai candidato, con la sua lista io non sono mai stato candidato, ok? Mai e poi mai, lo sottolinei, e soprattutto lei che è persona di cultura, perché al di là di questi insulti che fa, lei è una persona di cultura, non deve venirmi a dire qui l'assessore, perché io ero un tecnico esterno che ha semplicemente contribuito ad attuare delle iniziative a Rocca d'Aspide, con l'amministrazione comunale, Giuliano, sì, giusto, 6 anni. Giusto, allora, 5 anni, non 6, calcoli bene. L'anno prima lo facevo. Quella non era Giuliano, quella era Auricchio. Però ripeto, con l'amministrazione Auricchio io non sono mai stato nominato. Io ti ho fatto solo un rilievo, ma scusami, quell'amministrazione che presidente, è la stessa di oggi, fino al giorno prima. Però almeno presidente, almeno faccio il presidente, io gli do di nuovo la parola, non è un problema, però almeno si faccia rispettare nel ruolo. Concludere l'intervento, De Matteis, sindaco, facciamolo concludere. Allora. Ricapitolo, non ero un suo assessore,
Lei forse ha sognato questo in passato, ma io assolutamente non ero un suo sognato, nel senso no, non che rientrava nelle sue ambizioni, per carità, ma semplicemente non è il mio tipo. Un errore di interpretazione del mio ruolo relativo al passato. Non ho mai firmato una delibera. E in questo momento risponderle a tutte queste cose assurde che sta dicendo, veramente io mi vergogno nei confronti della gente che ci sta ascoltando. E ripeto, lei non è intervenuto su nessun punto di criticità che io ho sottolineato, perché ci sono delle firme su delle delibere di ambito che sono fortemente contrastanti rispetto a chi aveva la funzione in quel ruolo. C'è una delibera di un PEG 4 gennaio 2023, lo ripeto, lei non mi ha risposto su questa. Comma 3, articolo 169, decreto legge 267-2000, pur non essendo obbligato questo comune, perché non risponde su questo, sindaco? Non se la ricorda quell'articolo di legge? Non mi ha risposto. No, su quell'articolo di legge lei non mi ha risposto. Consigliere, il sindaco ha dato la sua risposta, adesso lei conclude l'intervento e poi ma il sindaco ha fatto il suo intervento. Lui mi ha insultato. Chi ha detto che non si è capito nulla da quello che ho detto? Ma chi ti ha insultato? Ma sto rifacendo i punti. Per me non si è capito niente. Insegnante di sostegno a tutti gli aggettivi. Ma che significa insultato? Tu ti senti insultato ogni consigliere a piesso spinto. E sì. Ogni volta che uno parla tu ti senti insultato, tu dici dai fesserie, loco, potevate fare, potevate dire, e tu ti senti sempre insultato. Ma tu ora finisci questa storia. L'insegnante di sostegno che ma tu la devi smettere con questa storia di sentirsi sempre vittima. Presidente, che hai stancato. Allora, consigliere sindaco, un attimo, allora, il consigliere Mattei, l'intervento, il sindaco ha risposto, abbiamo ascoltato tutti, consigliere la prego di concludere e di dire l'elemento di lui. Io vengo sempre interrotto, come concludo? Concludo, sindaco, non lo interrompa e facciamolo concludere. Allora, non mi ha risposto su una serie di cose. L'articolo di legge, andatelo a leggere tutti quanti successivamente. Le cose che ho voluto sottolineare la volta scorsa stanno nella relazione. I contratti hanno delle tempistiche per cui non potevano essere adottati. Ok, va bene, mi ha detto i funzionari, mi ha detto quello che vuole. I ritardi impattano anche in maniera significativa, siamo a 111 giorni, ok? E vi ho spiegato la relazione col PNRR, la possibilità di risorse e gli indicatori di deficit li avete allegato voi con tutti gli errori. Consigliere, ripeto, questo l'ho già detto. Ma il sindaco mi ha ripetito prima ascoltato. Che abbiamo ascoltato lei e abbiamo ascoltato la risposta del sindaco. Perfetto, poi noi troviamo le conclusioni. Mi rincuora che lei ha capito, quindi se lei ha capito significa che forse troviamo le conclusioni noi, è ovvio. Vediamo di aggiungere elementi nuovi. Se dice le stesse cose, siamo qui sempre a dire le stesse cose. Non ho capito, Presidente, che osservazione. No, di elementi nuovi. Sulla base di che lei cosa sta dicendo le stesse cose che sono intervento. Io sto rispondendo. Allora, Presidente, mi ascolti? Io non vengo più a un consiglio comunale. Ma no, perché ma se lei deve dire che io sto rispondendo a quello che lui mi ha detto, affermazioni completamente distorte su quello che io ho detto, per cui devo replicare. Siccome mi è stato detto la parola fesseria, l'ho utilizzata io? Se l'ho utilizzata io, ben venga. Io non mi sono permesso di insultare nessuno. Io ho letto, ripeto, la parola fesseria l'ho utilizzata io? L'insegnante di sostegno l'ho utilizzato io? Sono fesserie e sei l'insegnante di sostegno. Ok, siccome lei le definisce fesserie, ribadisco dal mio punto di vista. Sono fesserie. Sindaco, facciamo concludere. Sindaco, consigliere, per cortesia, concluda l'intervento. Il Presidente lui la gestisce lui l'assemblea. Consigliere, concluda l'intervento. Sindaco, facciamolo concludere. Per forza aggredire. Io qui, con nonchalance, le sto raccontando quello che ho letto dalle carte. Siccome qua, dal primo consiglio che siamo arrivati qua, il buon vice sindaco ci ha detto le carte bisogna leggere, abbiamo imparato forse pure noi a leggere e ve le abbiamo lette. Quando arrivavamo qui, certo, ce l'ho pure io. Eccolo qua. Perché dici il contrario? Ti sei accorto che negli indicatori c'è l'errore di data? 2021 te ne eri accorto che c'è un errore? Oggi andate a deliberare là, l'avete corretto? Consigliere, concluda l'intervento, prego. Vabbè, basta. Concluso? Non ce la faccio. Se non ci sono altri interventi facciamo concludere il relatore. Però prima vorrei chiarire un attimo la questione che ha detto per le sorgenti elettromagnetiche sul serbatoio di Montedoglia, per chiarire che il serbatoio di testata idrico di Montedoglia ricade nel territorio comunale di Castelcivita e non di Roccadaspina. No, ti sbagli.
Mi sbagli, Presidente, acquisizione protocollo 10.270. Eccolo qua il decreto, quella zona dove insorge è diventata nel 2020 del comune di Rocca d'Aspide. Prego, relatore. Io sono molto deluso questa sera, io mi sarei aspettato un consiglio un po' più concreto e propositivo. Noi parliamo del bilancio, fino adesso non si è parlato proprio del bilancio di previsione, ma ha parlato di tutto, abbiamo ritornato un'altra volta al consiglio della volta scorsa, abbiamo ripetuto le solite bugie, le solite ciancerie e si va avanti così e facciamo solo questo dalla mattina alla sera. Allora io non volevo intervenire su questo, volevo parlare del bilancio in concreto, però ritengo doveroso da parte mia fare alcune precisazioni su quello che è stato detto sul consiglio precedente, anche perché a seguito di alcune accuse mi sono riservato in quella sede di precisare questa sede. Quindi, visto che il consiglio non è ristretto solo a noi, ma viene sentito da tutti, dobbiamo fare le precisazioni quando si dicono cose inesatte, perché sennò si rischia di diffondere notizie non vere. Allora, io chiedo scusa che devo ritornare. Allora, il consigliere Capuano, nell'ultimo consiglio, all'atto dell'approvazione del DUP, ha dichiarato che per quanto riguarda i proventi della gestione dell'ente, proventi 2023, 2024, 2025, è riportato zero per tutte e tre le annualità. Come risulta dagli atti, ciò non è vero. Il consigliere Capuano, forse erroneamente, ha letto la tabella riferita alla verifica dei limiti di indebitamento, pagina 44 del DUP. Infatti, ad oggi, da parte del Comune, non sono previsti ulteriori indebitamenti. Quindi il prospetto che andava letto riguardava le fonti di finanziamento del Comune, pagina 39 del DUP, ove risultano riportate correttamente tutte le entrate riferite sia al trend storico 2020, 2021 e 2022 e alla programmazione pluriennale 2023, 2024 e 2025. Tali fondi di finanziamento sono integralmente riportate nel bilancio in discussione. Per quanto riguarda poi l'interrogativo sui debiti fuori bilancio, che io già ho dichiarato la volta scorsa che non ce n'erano, ribadisco che nessun debito, c'è un piccolo problema con il consorzio di bonifica di Pestum che ha richiesto il pagamento di bollette dell'energia elettrica risalente dal 2004 fino a un certo periodo. Stiamo valutando, sono 20.000 euro. Se è documentato saranno portati in consiglio e saranno liquidati. Comunque, per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, il Consiglio lo può fare entro il 31 luglio all'atto dell'approvazione dell'assestamento di bilancio. Quindi nessun ritardo, nessuna omissione. E il consigliere Mauro ha eccepito che l'indicatore riportato nel rendiconto 2022 riguardante l'incidenza degli incassi e delle entrate di parte corrente risulta del 10,65%, inferiore alla soglia minima che è di 22%. Tale indicatore, come ha già riferito pure il sindaco, non è attendibile in quanto nella voce trasferimenti correnti transitano anche tutti i trasferimenti del piano di zona, il cui totale di previsione ammontava ad euro 11.080.000. Mentre la somma realmente accertata con rendiconto ammonta solo a 6 milioni, per cui, escludendo le minori entrate di 5 milioni, l'incidenza delle entrate di parte corrente supera di gran lunga la percentuale del 22% prevista quale soglia minima prevista dai parametri obiettivi dei comuni. La consigliere Mauro ha anche eccepito sul fondo contenzioso. Ha chiesto di sapere se il Comune
ha in atto delle cause in corso in più rispetto all'anno precedente, per cui deve accantonare una quota in più per eventuali risarcimenti di spese legali, o appunto nel caso in cui si dovessero perdere delle cause, ciò al fine di evitare di approvare dei debiti fuori bilancio. Il maggior accantonamento al fondo contenzioso non significa che esistano maggiori spese. Su suggerimento del responsabile dell'area finanziaria, l'ente ha ritenuto opportuno incrementare il fondo. Tale incremento non serve ad evitare di approvare debiti fuori bilancio, gli stessi debbono essere approvati esclusivamente dal Consiglio Comunale, non li può approvare la Giunta né nessuno, quindi non appena se ce ne saranno dovranno essere portati in Consiglio. In merito voglio assicurare la minoranza che non rientra nel nostro modo di amministrare l'intenzione di perseguitare con azioni giudiziarie i nostri cittadini. Comunque siamo già al mese di giugno, vi posso assicurare che allo Stato non ci sono incrementi di spesa per debiti fuori bilancio. Come ho detto prima, entro il 31 luglio si farà l'assestamento di bilancio e una gran parte di detti fondi potranno essere stornati per realizzare opere e servizi di interesse pubblico. Il consigliere De Matteis ha eccepito che l'indicatore annuale dei pagamenti del nostro comune è di 49 giorni, contrariamente ai termini di 30 giorni. In primis ritengo che è rarissimo trovare in Italia un comune, un ente, una regione, lo Stato stesso, che paga in 30 giorni. Inoltre ciò dipende da vari fattori. Il nostro comune ha un organico ridotto, in particolare nell'area finanziaria. A fronte dell'enorme carico di lavoro, dovuto anche alle incombenze aggiuntive del piano di zone della sede delle aree interne Cilento, negli ultimi anni 3 pensionamenti, di cui solo uno è stato sostituito. Poi qualche ditta che ha effettuato o effettua lavori, fornitura e o servizi, emettono le fatture, ma al riscontro poi non risultano che siano apposte con il DUR. E quindi si blocca la cosa. E quindi nella media generale può salire la percentuale, ma i 45 giorni è una fortuna. Per quanto riguarda poi le fatture del piano di zona, le stesse vengono pagate solo dopo l'incasso dei relativi trasferimenti, cioè i fornitori, le cooperative, le associazioni debbono presentare prima la fattura, poi si richiedono i fondi al Ministero, quando arrivano i fondi allora si procede al pagamento, ma non è che il Comune ha, per la maggior parte di questi accrediti, dispone dei fondi. In merito all'accusa del mancato inserimento nel rendiconto 2022 del prospetto riferito alle spese di rappresentanza, lo stesso non è stato inserito in quanto non essendo stata effettuata alcuna spesa di rappresentanza per l'anno 2022. Per quanto riguarda poi l'affermazione del mancato inserimento nel rendiconto 2022 fatta dal consigliere De Mattei in merito ai dati tari, ciò non risponde al vero. Infatti a fronte di euro 956.664 previste ed accertate in competenza pagina 3, alla medesima pagina risulta incassato 887.947 euro. Stessa cosa per quanto riguarda l'IMU, e mentre Area Riscossioni procede con velocità, abbiamo constatato che Equitalia, nonostante i vari solleciti, va un pochettino in ritardo. Poi De Matteo ha affermato anche che su 8 indicatori 4 sono deficitari, al di sotto del 22%, questo non risponde al vero. Risulta dagli atti che gli indicatori su 8, 6 sono positivi, 2 negativi. Uno dei 2 negativi ho spiegato prima, che riguarda il piano di zona. Per quanto riguarda l'inventario, i responsabili dell'ufficio tecnico urbanistico hanno dato incarico ai tecnici esterni per accatastare tutti gli immobili di proprietà comunale ancora non censiti.
Il sindaco ha precisato sulla spesa pro capite per ogni cittadino. Questa è un'affermazione grave, che il comune di Rocca spende 1241 euro. È gravissimo, perché infatti ha riferito che mentre in altri comuni di pari fascia, dai 5 a 10 mila abitanti, hanno una spesa per la copertura dei servizi di 781 euro, mentre Capaccio 979, e Rocca d'Aspide spende 500 euro in più pro capite. E questa è una frottola grossa, una stupidaggine che non è giusta, perché si vuole criminalizzare il nostro comune, la nostra amministrazione. Voglio ricordare a De Matteis che nel DUP, nel bilancio di previsione di Rocca d'Aspide, confluiscono anche le spese, come ho detto prima, del piano di zone di 21 comuni che ne fanno parte, quindi occorre depurare tale spesa. Quindi il comune di Rocca d'Aspide spende meno degli altri comuni, all'incirca 600 euro pro capite. Quindi questa è la spesa pro capite che spende il comune. È sempre il consigliere De Matteis, in modo allusorio, al posto di fare proposte serie, e questa sera la legge riserva alla maggioranza la facoltà di presentare proposte e emendamenti all'intero bilancio. E non ha proposto niente alla minoranza, lo potevano fare, al posto di venire a dire voglio sapere. Io penso che quando un consigliere vuole sapere si va a documentare dagli uffici comunali, non è che lo debbono chiedere a noi, si viene in consiglio solo per chiedere voglio sapere. Mi sembra che siamo i pubblici ministeri che interrogano la maggioranza per vedere come processarlo, e questa è una cosa che non va. La stessa cosa per quanto riguarda la Tari, è stato creato un allarme. Il De Matteis ha detto che perché nel nostro comune quest'anno non si è proceduto a una riduzione della Tari, affermando poi che il comune di Fisciano abbassa la tassa sulla Tari. Stessa cosa ha fatto Salerno, stessa cosa ha fatto Baronissa. Io mi sono premunito delle bollettazioni di questi comuni. La Tari a Salerno, a Baronissi e a Fisciano è stata abbassata perché hanno avuto l'obbligo di abbassarla, in quanto il piano economico predisposto dai comuni è stato abbassato dall'ARERA, perché incassavano molto di più di quello che era la somma. E quindi non è stata una scelta loro, e nonostante hanno abbassato la tassa continuano a pagare più di Rocca d'Aspide. Rocca d'Aspide per la Tari, due occupanti pagano 100 metri quadrati 213,77, due occupanti a Baronissi pagano 292 euro, due occupanti a Fisciano 236 euro, a Baronissi quattro occupanti pagano 418 euro, a Rocca d'Aspide quattro occupanti 329 euro, a Salerno un occupante paga 352 euro, cioè paga 130 euro in più di due occupanti di Rocca d'Aspide a Salerno. Quindi è una grossa bugia e non è giusto diffondere queste notizie. Io ho l'impressione che, non lo so se è malafede o è ignoranza, questo lo dovete decidere voi. Che cosa? Una delle due cose è certo, o è la malafede o è l'ignoranza. Ma questa malafede e questa ignoranza è un'offesa non solo alla maggioranza, ma al segretario, al dirigente della finanza, ai vari dirigenti, al dirigente dell'ufficio finanza, al revisore dei conti e anche alla Corte dei Conti, visto che il bilancio, il DUP, sono sottoposti al controllo della Corte dei Conti. Allora che serve insinuare e dire queste fesserie così grosse? Poi la minoranza si è lamentato che l'avanzo di amministrazione di 1.720.000 nel 2021
del 2021, 1.720, è scesa a 1.400 nel 2022. Io mi scuso con il sindaco Capuano, faccio un paragone: nel 2005 l'avanzo di amministrazione all'epoca era intorno ai 200 milioni. Oggi siamo ipoteticamente a 1.400.000. Non riesco a capire, come dicevo prima, qual è il motivo che scegliete di dire delle falsità. Ribadisco, o siete ignoranti in materia o lo fate apposta per cercare di insinuare cose. Fondi destinati nella programmazione, se andate a vedere, fondi destinati ad investimenti, c'è la somma di 500.000 euro. Ma vi siete mai posti che cosa significa 500.000 euro con fondi di bilancio riferiti agli investimenti? Investimenti fatti con voi, e sono 500.000 euro. Avanzo di amministrazione 1.430.000, che unita ai 500.000 euro arriviamo a 1.930.000. Va aggiunto il fondo pluriennale vincolato, 244.639, pagina 1, a questo va aggiunto i molti capitoli, qui importo risulta superiore alla spesa, l'avete detto voi stessi. Allora, vi siete chiesto perché di questa cosa? Niente, voi venite solo per accusare, quindi l'avanzo al comune di Rocca, e non c'è nessun comune che ha 2.500.000 in più di avanzo di amministrazione. Sapete il perché di questa cosa? Perché il Ministero dell'Interno, tra le tante cose ingiuste che si fanno ogni anno, tutti i comuni possono fare richieste di finanziamento per opere pubbliche, per edifici, per cose varie. Ebbene, negli ultimi tempi depenne i comuni che hanno più avanzo di amministrazione. Allora noi, nel rispetto della legge, abbiamo fatto questo tipo di bilancio, dove ufficialmente risulta 1.430.000, però il bilancio è molto di più. Quindi l'abbiamo fatto nell'interesse dell'ente per avere altri finanziamenti da parte del Ministero dell'Interno. E quindi non dovete venire qua solo per accusarci, solo per fare politica, a fare i professorini. Io vi invito per il futuro a farvi consigliare da qualche commercialista che ha svolto anche le funzioni di consigliere comunale, di amministratore, che vi possa garantire, vi possa evitare di fare brutte figure. E voi venite qua a fare polemiche, siamo arrivati a quest'ora, non abbiamo parlato del bilancio. È una polemica perché sono state acquistate 150 piante da un fiori gerani, da un imprenditore, da un rivenditore di Rocca, e 150 gerani da uno di Capaccia. C'è una differenza di un euro, per questo si è scatenata una guerra. Ma per andare lì a comprare dal fornitore di Rocca ci va un operaio, carica l'ape e se li porta. Per andare a Capaccia ci vanno due operai. E poi che guadagna 50 centesimi, 30 centesimi in più un fornitore di Rocca, è un problema. La stessa cosa è stata fatta per la rotatoria, è stata inventata la rotatoria. Sono state spese 14.000 euro per la rotatoria. Ma guardate, ma avete visto il preventivo, la relativa fattura, la gara effettuata? Hanno riguardato la realizzazione dell'impianto idrico, la messa a dimora dei fiori e sistemazione degli sparti traffico con pietre bianche, riferite alla rotatoria, ma anche la messa a dimora di gerani ed altro nelle 11 fioriere di ferro, delle 12 fioriere in cemento. La sistemazione e la messa a dimora di fiori nello spazio adiacente all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale, le due aiuole all'ingresso del cimitero, l'aiuola sotto l'albero di Lecce e l'aiuola dell'ex fontana Acquaiola.
Per Piazza De Marco, oltre alla messa a dimora dei fiori e alla sistemazione del prato, la ditta ha provveduto a una seconda ripiantumazione dei fiori. In alcune aiuole, a seguito dei danni causati dalla civiltà di alcuni, spesse volte portano i cani a fare i propri bisogni nei fiori, quelli seccano subito, e quindi ha provveduto a proprie spese a fare questo. La ditta ha provveduto anche alla manutenzione del verde dell'aiuola e del prato per l'intero anno. Se poi siete a conoscenza di cose, illegittime cose, segnalate il tutto alla procura. Forse qualcuno già l'ha fatto, mi sembra. Io voglio dire al consigliere Di Matteo, che si sofferma sulle quisquiglie, è amante della legalità e della trasparenza, lo dice sempre, a parole però. Nelle vesti responsabili del centro vaccinale Covid, inizialmente per le sue prestazioni, dichiarò che erano volontariato, vero sindaco? Scusa, non mi interrompete, avete parlato di tutto e fatemi parlare, vi prego non mi interrompete, sono molto educato, ho ascoltato in silenzio. Avete parlato tutto, nel bilancio c'è scritto pure, c'è una somma per il Covid, posso parlare. Cioè era gratis la prestazione, invece l'importo lì, e l'importo, la verità non vi piace, ma da sana. L'importo liquidato dall'ASL con l'acronimo, non con nome e cognome, stranamente con l'acronimo DMG, è stato di oltre 70.000 euro, oltre lo stipendio di specialista ambulatoriale. Ho detto la verità, non dico fesserie. Tutti sapete che da qualche mese, a seguito della richiesta di aspettativa non retribuita dell'unico medico in servizio, sono stati sospesi i ricoveri presso il nostro reparto di lunga degenza per mancanza di medici, e i tre medici, li definisco eroi, che lavorano nella medicina, sono in forte difficoltà. Il dottore De Matteo, consigliere comunale e medico, al posto di venire a fare i turni al nostro ospedale, preferisce fare i turni di supporto all'ospedale di Eboli per stare più vicina a quella direzione che ha fatto tanto male al nostro ospedale. Inoltre, su Facebook Direzione Futura, 10 maggio, ha pubblicato un post veramente vergognoso, riferito alla nostra maggioranza, ha scritto: i faccendieri della politica, ogni giorno impegnato con enormi sacrifici personali a favorire i propri interessi. Io so che le allusioni li fanno i vili, coloro i quali non riescono a mettere la firma e non riescono a dire i fatti. Fateci sapere quali sono i nostri interessi personali. Abbiate il coraggio di segnalare tutto alla procura con la vostra firma. Anche se in questi giorni, con la primavera, è iniziata la stagione dei ricorsi anonimi. Già due amici mi hanno segnalato che sono stati interessati. Se qualcuno pensa di fermarci con queste ciancerie, ve li potete conservare, chi li scrive, usateli per il gabinetto, perché non abbiamo paura di queste cose. Io, sindaco, mi rifaccio a quel famoso proverbio arabo: mentre i cani abbaiano, la maggioranza va avanti e vola. E ho chiuso qua. Se vogliamo discutere adesso del programma, del piano, del bilancio, vi dico che c'è nel bilancio di Rocca d'Aspi. Allora, opere pubbliche in fase di appalto, via Galardo e via Flavio Gioia, 244.000 euro. Realizzazione area verde, parcheggio cimitero, 365.000 euro, un nuovo parcheggio al posto di dove dovrà sorgere la RSA, la quale RSA, grazie al nostro rapporto con il direttore generale e con gli organi regionali, la RSA prevista con un finanziamento di 3 milioni
è stata portata a 4 milioni di euro. Siamo in attesa dell'approvazione di Roma e l'ASL provvederà alla parte. Opere recentemente finanziate, inserite in bilancio, demolizione e ricostruzione scuola località Doglio, importo 2 milioni e 200. È stata espletata la gara di appalto, ha vinto un raggruppamento Fortuna Costruzioni Generale. Mi dispiace che due società del territorio non ce l'hanno fatta, sono rimasto fuori. Sistemazione idraulica forestale, bacino idrografico Vallone Valsella, inserte, importo 1.294.854, a giorni sarà indetta la gara. È stato previsto inoltre il completamento della piazzetta della località Doglio con 97.000 euro, efficientemente energetico, zone rurali, trasformazione dalle lampade attualmente con le lampade a LED per 210.000 euro, riqualificazione palazzetto dello sport 60.000 euro, un finanziamento della ARUS Regione Università di Napoli, riferita al 2019, la disponibilità dei fondi. Sistemazione strada via del giardino 39.000 euro, sistemazione strada comunale traversa terzerie 32.000 euro, i lavori sono stati già eseguiti. Inoltre, realizzazione rete fognante località Fonte per un importo di 3.650.000, a seguito di incontri in regione tra il Presidente del Consiglio Vito Brenghi e l'ingegnere Tommaso Giuliano, con il dirigente regionale Rosario Manzi, lo stesso ha assicurato che il relativo decreto di finanziamento sarà pubblicato a breve. Crediamo nel quello che ha detto il dirigente regionale. Nuovi interventi in bilancio, lavori di somma urgenza a carico del CNR civile, ripristino sezione idraulica Vallone Verna 152.000 euro, lavori già realizzati, restauro ponte Falconare 177.000 euro, sarà finanziato con l'8 per 1000, demolizione e ricostruzione edificio scolastico Dante Alghieri, importo 11 milioni, demolizione e ricostruzione edificio scolastico Tembalta 3.396. Lo Stato segnala a ripetizione la necessità di abbattere e ricostruire tutti gli edifici scolastici. Noi abbiamo predisposto tutti i progetti per rientrare in questi finanziamenti. Inoltre abbiamo predisposto e l'approveremo, l'abbiamo già approvato, il progetto per la realizzazione della strada di Caritiello, Massano Isca, questo per donarlo alla provincia, altrimenti non si farà mai. La realizzazione della rete fognante Doglie, Canne, Terzerie, Tembalta, 8.089.000, progettazione della strada provinciale, l'ho detto già, di Caritiello, nuovo edificio scolastico di Fonte 5.290.000. La Giunta ha approvato le seguenti nuove progettazioni predisposte dal responsabile ufficio tecnico Tommaso Giuliano, che saranno inserite in questo bilancio: strada Doglie, Terzerie, Colle del Sole 3.000.000, miglioramento della viabilità con contenimento del consumo energetico, importo 2.300.000. Progetto in corso di approvazione da parte della Giunta, da inserire in questo bilancio, nuovo edificio scolastico di Serra. Locale ex casa comunale, ex dovere, l'ex liceo, secondo e terzo piano. A seguito di una convenzione firmata dal sindaco, il piano di zona, il secondo e terzo piano è stato destinato a centro famiglia e pronto intervento sociale, quindi il comune è molto attivo sul sociale. Si è in attesa del parere della sovrintendenza di Salerno per la realizzazione della scala esterna con relativi ascensori. L'opera è già finanziata. Il sindaco vi ha già comunicato che il piano di zona stabilizzerà 9 dipendenti e entro fine anno saranno 21. La spesa complessiva sarà a carico del piano di zona.
parcheggio località Fonte, area fronteggiante il lotto della chiesa di San Giuseppe. Da 20-30 anni si parla di realizzare il parcheggio alla località Fonte di fronte alla chiesa. Ci sono stati vari incontri con i proprietari dei terreni, i quali hanno deciso che il parcheggio lo realizzeranno a loro spese, usufruendo di una volumetria maggiore, così come prevista nel PUC recentemente approvato. Per quanto riguarda la rigenerazione urbana del centro storico, a seguito delle valutazioni da parte della commissione tecnica e delle tre proposte progettuali pervenute, il risultato aggiudicatario dell'incarico di progettazione, l'associazione temporanea di progettisti, il primo nome architetto Domenico Chiumiento ed altri. L'aggiudicazione è avvenuta in data 17 giugno 2023. La buona notizia è che la strada Serra-Albanella, il tratto nell'ambito del comune, è stata parzialmente realizzata. La ditta ancora ha preso solo un acconto. Quindi quando si parla di 39 giorni, chissà quanti anni dovrà aspettare. E bisogna realizzare altri 700-800 metri di asfalto, che la ditta dice sono belli i soldi, non... e dovrà cambiare alcuni pali della luce. Voglio precisare per i campi di padel, che si continua a dire che il comune spende per realizzare 4 campi da padel 970.000 euro, lo stesso si è reso indispensabile solo al fine di avviare le procedure di esproprio dell'area interessata. Ribadisco, questa amministrazione ha previsto lo spostamento dei 2 campi di padel previsti nel parcheggio antistante il campo di calcio. Quindi questi 2 campetti, 2 campi di padel saranno spostati nell'area che sarà espropriata. Quindi il comune non ha mai avviato alcuna richiesta di mutuo per l'opera in discussione, contrariamente a quanto riferisce la minoranza. La sistemazione dell'area e la realizzazione dei 2 campi di padel sarà realizzata a seguito dell'esproprio con i fondi dello Stato, di cui alla sentenza TAR Sport e Periferie. Per quanto riguarda i contributi vari, l'amministrazione ha previsto con questo bilancio, come sempre, di patrocinare varie attività con annesso contributi. In primis il Festival dell'Aspi, l'Associazione per la Festività di Santa Simbarosa e per le altre festività nelle zone rurali. Inoltre ha continuato a inserire in bilancio il contributo per il Max Slalom Città di Rocca d'Aspi, corsa automobilistica che si è svolta da molti anni alla località Casalotto. Ebbene, nonostante gli organizzatori o l'organizzatore di questa importante manifestazione non hanno fatto la richiesta alla Rombo Team per lo svolgimento di detta manifestazione a Rocca d'Aspi per il 2023, i soliti noti hanno messo in atto l'ennesima squallida, vergognosa e falsa sceneggiata su Facebook, accusando l'amministrazione per il mancato svolgimento della manifestazione. Mi sarei aspettato qualche precisazione da parte dei componenti seri di questa associazione, che ci sono. Invece hanno ritenuto tutti di tacere, forse per paura e minacce. In questo modo avete consentito a qualche illuso ciarlatano di accusare impunemente l'amministrazione, che da sempre è stata vicina all'organizzazione, rilasciando da sempre tutte le autorizzazioni con celerità, mettendo a disposizione tutto quanto richiesto gratuitamente per lo svolgimento della manifestazione. In merito ai giudizi pendenti, mentre la minoranza chiede ripetutamente di ritrarre i miei esposti presentati contro il trasferimento illegittimo di 11 medici nei confronti di qualche dirigente che non ha rispettato le procedure e quindi ha messo in ginocchio il nostro ospedale,
e ha determinato la riduzione dei medici e la sospensione dei ricoveri nei reparti di lunga degenza e ortopedia. Nel contempo la minoranza, in modo spudorato, ha proposto la nomina di un legale a spese del comune per agire contro tre cittadini di Occa per un presunto abuso edilizio. Inoltre, recentemente ha chiesto di avere notizie in merito a tutti gli abusi edilizi effettuati dai privati cittadini nel nostro comune. Io penso che succede alcune volte? Che quando si agisce da forcaioli, va a finire che sulla forca ci vanno i forcaioli stessi, perché non si guardano mai allo specchio chi decide di fare il forcaiolo. Per quanto riguarda la richiesta che abbiamo fatto, e questo bisogna farlo capire, il giudizio che abbiamo avviato contro l'ASL Salerno, inerente ai locali adibiti al Dipartimento di Salute Mentale, il Comune decise di concedere all'ASL Salerno, comodato d'uso, l'immobile adibito al Dipartimento di Salute Mentale per un anno, a decorrere dal 1 settembre 1994. Poi vi è stato il rinnovo del contratto per altri 6 anni. Questo contratto, questo comodato, è scaduto il 1 settembre 2005. A far data dal 1 settembre 2005, il Comune, sindaco allora Capuano, non ha più concesso alcuna proroga e nel contempo è stato omesso, non voglio dire che è stato lui, è stato omesso di richiedere l'obbligatorio pagamento del fitto, che ha comportato un danno erariale a danno del comune. L'ASL da detta data ha continuato a occupare detto immobile senza titolo. In data nel 2017, nel 2007 e nel 2009, il comune, sindaco Auriccio, diffidava l'ASL a regolarizzare la posizione, versando mensilmente la somma di 2.000 euro, quale canone di locazione con rivalsa degli arretrati. Il Tribunale di Salerno, a seguito di varie udienze, ha provveduto alla nomina di un perito per la effettiva quantificazione del canone e relativo adeguamento di Stato. Lo stesso ha quantificato che a tutto settembre 2019 l'ASL deve al Comune la somma di 1.095.000 euro. Stranamente, con la sentenza di primo grado, la nostra richiesta non è stata accolta. La Giunta Comunale, su dettagliata relazione dell'avvocato di fiducia, ha proposto ricorso in appello. Siamo fiduciosi. O ritenete che l'ASL deve continuare ad occupare senza versare nessun canone? Qua c'è pure responsabilità da parte della Corte dei Conti. Voi parlate spesso della Corte dei Conti. Per 5 anni hanno occupato, durante il periodo di Capuano, senza nessuna comunicazione, senza che hanno pagato il fitto. Noi cerchiamo di tutelare il Comune e anche gli amministratori che ci hanno preceduto. Quindi se l'abbiamo fatto e se lo continuiamo a fare, perché non vogliamo problemi noi e non vogliamo che ricadano anche su responsabilità su altri amministratori che ci hanno preceduto. Quindi io ho finito. Questa è la situazione del bilancio, questo è stato deciso di fare e questo faremo. Il consenso l'ha dato a noi il popolo e noi abbiamo programmato queste iniziative. Potevate presentare degli emendamenti, non li avete voluto presentare, è una situazione vostra. Va bene, io ho finito. Allora, prima di passare a votazioni chiedo scusa perché il relatore prima di lei si era prenotata l'assessore comunale che voleva fare una breve replica, io per mia colpa ho passato la parola al vice sindaco per farlo concludere, quindi che sia una breve replica. Assessore. No, prego. No, brevissima, io ovviamente non mi riferivo all'ultimo argomento ma al precedente del discorso radiofrequenze, ambiente e salute, era solo per, come dire, dare un punto alla situazione. Innanzitutto sicuramente le radiofrequenze sono attenzionate da tutti, anche per chi come noi medici insomma facciamo il nostro lavoro, in particolare nel mio campo le attenzioniamo, però per fortuna ad oggi, giusto per non fare allarmismo, non ci sono delle chiare correlazioni tra malattie
in particolare neoplasie e radiofrequenze. Sicuramente sono attenzionate, vi dirò di più. Io mi sono recata al registro tumori dell'ASL di Salerno, che fa capo al servizio di igiene e prevenzione, dove sono andata ad informarmi proprio per capire, soprattutto negli anni passati, quando insomma c'è stato un grande interesse, soprattutto alla luce nelle piccole comunità, e così lo sapete, di vari decessi avvenuti in casi di giovani. E per capire insomma se c'era una correlazione, dico in breve, il registro tumori serve a capire dove si muore di tumore, di cosa, di quale tipo di tumore si muore, e se c'è un'area geografica dove si muore maggiormente di tumore, in particolare di un tipo di tumore, per mettere in correlazione cause ed effetti. Vi dico anche che i registri tumori non sono aggiornati in tempo reale per una serie di motivi, tra i quali non da trascurare il fatto che c'è una parte della popolazione che fa migrazione sanitaria e quindi i dati arrivano tardi, e il registro tumori, per definire una conclusione di ogni anno di eventi e di morti, attende che arrivino tutti i dati. Ebbene, ad oggi, o perlomeno fino a poco tempo fa, non è emerso che nelle popolazioni locali ci possa essere un incremento rispetto ad altre zone. Vi dico di più, c'è stato anche uno studio spontaneo di medici di base della provincia di Salerno, probabilmente il collega De Mattes si riferiva a quello, negli anni passati ha messo insieme dei dati per cercare di capire se, poiché a tutti i medici di base sembrava ci fosse un incremento delle morti per tumore, si è cercato di capire se questo fosse vero, per cui hanno messo insieme questi dati e li hanno incrociati. All'epoca, poiché fece un po' scalpore questa cosa, fu fatta fare un'interrogazione parlamentare dall'onorevole Valiante, e la risposta dell'Istituto Superiore di Sanità fu che ad oggi non ci sono dati conclusivi, e che è vero che c'è un incremento, ma non nella zona del Salernitano, non a sud di Salerno, ma è un incremento che è un trend, lo stesso trend di incremento che purtroppo c'è in tutta la società occidentale. Quindi ci tenevo a specificare questo, e ovviamente tutti quanti, come voi, e fate bene a farlo anche noi, continuiamo a vigilare sull'argomento. Grazie. Grazie Assessore. Quindi passiamo alla votazione della... Ma... questo però non deve essere una regola, però, questa Assessore. Consigliere Mauro. Adesso sì, no, non volevo controbattere perché abbiamo detto che l'intervento conclusivo, quindi io rispetto questa cosa, lo faremo ovviamente un'altra volta. Volevo fare una rassicurazione al vice sindaco, che qualora dovessimo fare delle denunce o delle segnalazioni alla Procura della Repubblica, lo faremo firmando, perché noi la faccia ce la mettiamo sempre, la metteremo anche in questi casi, non useremo denunce anonime, non è nel nostro stile. Grazie. Va bene, grazie. Prima passiamo a votazione, ovviamente la proposta la intendiamo approvata nelle modifiche degli errori materiali che sono stati rilevati relativi agli anni, e quindi passiamo alla votazione. Vediamo chi è favorevole, quindi 9 favorevoli, astenuti nessuno, contrari 4, quindi la proposta viene approvata. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità, quindi come votazione precedente, per cui alle ore 20:14 il Consiglio Comunale è chiuso.